Sta praticamente esplodendo, domani che cosa succederà? Mi hanno detto 10.000, se davvero sono 10.000 sarà un grande spettacolo per la pallavolo, un grande successo per tutta la pallavolo, amen. E penso che già quello che c'è stasera è stato bellissimo, quando vedi le ragazze che ballano a fine partita davanti a 7.000 persone, quelle che c'erano oggi, è un piacere giocare qui e penso che molto del fatto che siamo qui è anche grazie al pubblico. Quindi sai, quando arrivi in quei momenti così caldi come abbiamo avuto il terzo set di oggi che era da infarto, lì lo porti a casa quando hai quel qualcosina in più, oggi erano anche 7.000 persone. Senti, avevi detto Turchia fortissima, tu ovviamente le conosci a menadito, oggi l'avete quasi fatta sembrare facile. Guarda, non lo so, evidentemente giochiamo davvero bene, perché l'Italia per me è un avversario temibilissimo. L'Italia prima, no, abbiamo vinto 2-0, facili i primi due, più o meno facile, poi lotto il terzo. Polonia ci mette sempre in difficoltà, oggi i primi due set sono andati via lisci, che non pensavo poteva andare così, capito? Poi alla fine, sapevo, giocatrici come Gosde non ti lasciano la partita, no? Lei alla fine ha preso in mano la squadra in tutti i fondamentali, è un fenomeno, la numero due. E quindi ti dico, diamo fastidio perché non sbagliamo tanto e contrattacchiamo forte, contrattacchiamo bene, quindi ho questi due animali che in attacco che fanno davvero la differenza.